Ti devo ripicciare di mamma, tu? Sì. Bene. Sai cosa mi pare in palestra? Questo. Ah, rompimi la testa. Ah! Ah! Ehi, ti va una felpa vecene? Your name protein. Ecco tutto questo io sto cercando il video. Sì. Al mio 3 cominciamo. Sì, no, facciamo il mio 3. Dai, facciamo il tuo 3, vai. No, non ci più voglio. 3! Ciao ragazzi, come state? Spero male perché per colpa vostra sto stronzo taglia la sigla. Sì, così loro skippano 10. Datevelo tornare in dai, no, mettete in testa, è bella. Sono con l'anima, raga. Piccolo appunto, è uscito Sina featuring Yam, lo potete andare a trovare sul canale Arcade Boys. Yam, che tu lo vedi così, però anche in live spacca i culi. Ma non lo dico perché è artista mio, perché non ci sto guadagnando un soldo da sto stronzo. Ma pensa che io adesso ho dato live apposta, ho detto, oh, voglio andare a vedere se è veramente così, è figo oppure un coglione. Dicevo, sembra più coglione dell'invidio. Cioè, andiamo a vedere Carl Brave, che ha fatto uscire il disco da pochissimo. Non faremo la rap reaction forse più avanti. Da fai te pomeriggio in cameretta da solo a Car Brave. Con Francesca Michelin. Chi è Francesca Fibra? Michelin? Francesca Michelin uscì da X Factor qualche anno fa. Una voce molto particolare alla non del... è dozzinale. Quando lei uscì da X Factor era una voce molto particolare. Il problema cos'è? L'hanno trasformata in voce dozzinale perché l'hanno iniziato a far cantare in italiano. Ovvio. Arrivi con portando dei pezzi stranieri inglesi, dove hai la possibilità di giocare molto di più con la voce. Però portandola poi a fare determinate note in italiano, sai benissimo che in italiano suonerà sempre così. O sei una pazza, o sei dolce nera che hai dei grattati, dei cose particolari, Nina Zilli che ti fa un determinato tipo di... O sei i nazisti che comunque anche lei saluta sempre il sole. Allora, questo video è un plagio alla nota serie TV I Simpson, quindi scrivetemi sotto da dove hanno copiato il video. Bravo. Andiamo a vederlo, vediamo cosa hanno combinato. Vediamo. Perché ma Fabri Fibra pure, ma si è messo a fare l'indie. Ah, Fabrizio! Tavolo di cartone. Quanto è merda. È veramente brutto lui. Ehi. E tu viamo bonsai. Ma che merda. Dimmi che è bella sta roba. Mi piace un botto. A livello di scrittura? Sì. Ah, questo è bello. Vai, questo fammi finire. Ah, mangia le pastiglie. Carina l'idea che prendono. Ah. Tengo sotto controllo. So che dovrei cambiare. Sì, te già lo sai. Quanto stai bene con quella maglietta solo per la copertina. Nessuno si fida. Beh. La mod finché Marte non ci separa. Cos'era un po' l'aretto? Sì, adesso si è sciolto un po' l'aretto in macchina. Mangia, mangia che sei grassa. Mi piace che non canta nel ritornello, Fibra. Ciao, Fibra. Bravo che non hai cantato. Bravo che mi hai fatto il ritornello. Allora, di solito i video così li fanno quando non puoi mettere tre artisti vicini perché si scannano. No, perché non hanno tempo. Video cartone animato è fiore. A me è sempre piaciuto. Sì, dai. Sono da solo. Poi già negli anni 80 fanno i video a cartone animato. L'idea del video è molto bella. L'idea della fotografia avevo collegato al vecchio Polaroid di Carl Brave Franco. In realtà, molto probabilmente. Il mood della canzone è sempre quello già sentito in mille pezzi indie. Assolutamente, di adesso. Assolutamente. E chi è il primo che fa Car Brave? Ha fatto cioè la prima strofa a metà, l'inizio di una banalità, di una scontatezza. A me invece piace tanto il fatto che lui scriva in questa maniera. Sì, leggi. Perché leggi. La banalità, noi conosciamo Car Brave, conosciamo anche poi tutta la crew di Carlo, Franco e i vari ragazzi che si è portato tutto nel disco. Sì. Gente che secondo me io ha parlo di questa arrivata. Canzone, no, ma io ti dico perché è molto terra terra nei linguaggio. Perché riesce a portarti le figure. Non è essere terra terra, è proprio generico. E già sentito. Leggi. Sì, certo. Leggi tu. Lei fa mamma non mama con un quadrifoglio. Noi testardi come onde su uno scoglio. E tu vieni da me, ma poi non rimani mai. Eravamo quercia, mo siamo bonsai. Ascolto il ticchettio di pioggia sul tettino. In lontananza le sirene fanno nino nino. Sirene nino nino l'ha letta in 65.000. No, è lui che riprende un suo vecchio pezzo. Allarme della cinta. C'è la cinta di Ferragamo che suona quando li scavallano. Credo la mia cinta di Ferragamo. No, hai sbagliato il testo. No, dicevo intende... più cinta. Una sigaretta a fuoco in un tombino. Il Tevere pare l'oceano. Noi che viviamo a notte fonda e al mare ci tuffiamo a bordo.
bomba. Il mio amico che si apre, giuro che sarà una tomba. Ah, il mio amico si confida, io non dico niente. La chiamo un'altra volta team informa. Su una rotonda Alberto tomba. Suora tua, dalla prua di una Toyota belli andanti, fai manovra. Qua non si campa, qui è indie che non si deve capire niente. Non si torna indietro come ha fatto Minala. E boh, sarà l'accento romano che non mi prendeva. Ma io ti dico, piaceva. Personalmente... No, è vero, il testo allora, sai cos'è? Mm. Sentito, con quel mood già sentito, con quel flow già sentito nell'indie, quell'accento romano già sentito nell'indie, proprio mi ha stracciato i coglioni, perché tu ti ascolti solo quello da tre mesi e quindi qualsiasi cosa sia quello piace per forza. E no, ma mi piace perché mi piace il mood. Lo so, ti piace il mood, però a me no. Ma non ha brillato particolarmente, come dice. Secondo tu, me ti è piaciuto molto di più Fibra. A Fibra ha fatto la rappata, almeno non ha finto di essere indie. Beh, ma lui... ha preso il suo rap e l'ha messo su una cosa indie. E ha fatto benissimo anche a non cantare. No. Oh, grazie a Dio. No, perché giustamente che cazzo canta, quella è Fibra. Vabbè, dai, andiamo avanti, vediamo. No, vabbè, il testo no, non è brutto, però a sentirlo così, ma ha fatto una roba indie generica, che già l'indie è generico di suo. Nina Zisti, allora. Non è Nina Zisti. È la Francesca Michelin. Francesca Michelin. No. Michelin. Voglio un'ora d'aria in una nuova serie. Cosa vuol dire? Vuole la leggerezza di una serie televisiva che li porti via un'ora e staccarla dalla sua vita. L'indie spiegato da Fada è la prima uscita a 1,90€ in cartoleria. La seconda uscita con i pezzi fondamentali 75€. Questa è carina, fammi una foto, vedere come viene perché sono indie. L'immaginario del adesso devo farmi una foto, devo venire per forza bene. Fai un'istantanea del momento, non ce ne frega un cazzo se siamo brutti o se siamo belli, ma è quel momento. È interessante come concetto. Ti dico ciao sopra un ciao. Scuscu. Anche io l'avrei detto. Smezziamoci. Capo Plaza, credo. Sì, smezziamoci una margherita e usciamo a bere, okay. Che siamo indie. No, che siamo senza soldi. Ho i tuoi, appunto, che siamo indie e dobbiamo far vedere che non abbiamo i soldi. Vabbè, poi prendiamo 15.000 concerto. Vabbè, però. Quello. Ho i tuoi occhi rossi in tasca sul rullino. Piango senza parabrezza il motorino, perché l'aria negli occhi, però devo piangere per far vedere che sono indie. Ho capito. Ma tanto io e te dai negativi ne usciamo fuori bene, perché siamo indie. Come una fotografia. Ma no, molto carino invece. Sì, però Fibra ha estrapolato il concetto completamente dalla canzone. E ha fatto un testo suo. Ha fatto un testo di senso compiuto. Perché non è indie? No, raga, io questa cosa non la capisco. Esco di casa solo se ho cose da fare, giustamente. Che cazzo, se no. Perché fuori perdo sempre il mio cellulare. Sono le bande di negri. Perché indie? Secondo me perché esce con Tommy Cuti. E Tommy Cuti l'ho fatto con i suoi amichetti. Tengo sotto controllo il problema, è normale. So che dovrei cambiare sistema solare. Perché sono un alieno. Dai, poi adesso dimmi che queste non sono cose già sentite e risentite. No, queste indie. Il mondo è pieno di hater, e già lo sai. Sorridi in foto così li confonderai. Carino questo. Nessuno crede veramente in ciò che fai. Spero che Dio mi tenga lontano dai guai. E questo è Jamila. Quanto stai bene con quella maglietta a fila? Ho preso un disco solo per la copertina, vero? Mille messaggi, sempre la stessa faccina. Ma se non usi social, nessuno si fila. Bravo. La moda è bella, ma ci rende tutti uguali. Chi se ne frega? Guarda, ho preso questi occhiali. Questi occhiali. Certo. Restiamo qui a parlare di arte e film vari. Finché Marte non ci separi. Non è finché morte non ci separi. Certo. Quindi quando ti sposi e accetti di vivere una vita con una persona, i problemi cerchi di risolverli. Mm-hmm. Qua è finché Marte non ci separi, perché le donne vengono da Venere, gli uomini vengono da Marte. Quando la donna è mobile e quel piume al vento cambia l'accento del pensiero, sei tu stronzo, perché sei uomo, quindi è comunque colpa tua, e allora ci dobbiamo separare, e quindi ci ha separato Marte, non la morte, Marte che è il dio della guerra maschile, quindi è colpa dell'uomo, devi darmi gli alimenti e ti denuncio anche per stalking, violenza domestica, e comunque perché sono un po' mignotta. Tu c'hai un risentimento verso qualcuno e non riesco a capire da non è vero, dove sta andando. No, è indie. Questo è l'indie spiegato alla mano. Prima uscita 15 cambiali. E se non me lo dici tu, lancio un 3310 come un sasso in un laghetto dentro la città. E se non me lo dici. Aspetta, questo è il secondo pezzo del ritornello. E se non me lo dici, cosa non si sa. Che siamo usciti bene in foto. Che ti amo. Tu non guardare come esco, ma se mi dici che vengo male, ti lancio un 3310. Ma no, ma non come un sasso in un laghetto dentro la città. Andiamo al cinema all'aperto con il cuore un po' scoperto, con un polaretto sciolto. Era veramente un polaretto sciolto. Cioè, tu hai messo polaretto in una canzone indie. E ha vinto. Ho capito. Ma perché uno dovrebbe avere un polaretto sciolto in macchina? Molto bella questa cosa invece. Mentre non mi guardi ti scatto una foto. E quando ti sposti ti do un bacio vuoto. Questo si chiama stalking, farmi le foto mentre io non ti vedo. Solo cercare di baciarmi e baciare io che non ci... Cioè hai dei problemi, c'era una ragazza che faceva queste cose. Io la conosco anche. Cioè raga, avete veramente dei seri problemi. Non è indie. Cioè non è indie. Questo è essere psicopatici. Comunque va bene tutto. L'importante è che non l'avete fatto cantare Fibra.
comunque. Che pezzo è anche bello. No, dai, il pezzo è carino. Sono, sono contento che sia in, in tendenza, in prime tendenze. Ultimamente è difficile trovare dei pezzi belli. Come? Ma c'è la gran signorino. Lui è indie, a botto. Sì, è talmente indie che non lo capisco neanche sì, io. Sì, sì. Ma l'India è nato in India?